Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Oggi farò un video che a mio parere potrebbe essere molto interessante, soprattutto perché ci avviciniamo al periodo natalizio. Come avrete potuto benissimo vedere dal titolo, parlerò del calendario dell'avvento di Charlotte Tilbury. Prima di farvi vedere bene il calendario e di andarlo ad guardare insieme, volevo innanzitutto spiegarvi come mai ho deciso di prendere il calendario di Charlotte Tilbury e non prendere invece altri tipi di calendario dell'avvento, visto che in commercio ultimamente ogni brand sta facendo un calendario dell'avvento. Se mi vedete vestita come in qualche video fa è perché sto registrando nella stessa giornata, quindi ho cambiato solo il rossetto, l'accessori e ho incominciato a registrare questa premessa, l'introduzione al calendario appunto dell'avvento. Dovete sapere che in vita mia io non ho mai acquistato un calendario dell'avvento, non mi è mai stato regalato un calendario dell'avvento, né per quanto riguarda il settore make-up, né per quanto riguarda i classici calendari dell'avvento. Io praticamente non ho mai né acquistato e non mi è mai stato regalato un calendario dell'avvento. L'unico calendario dell'avvento che ho comprato io personalmente è stato l'anno scorso, che ho comprato quello dell'IKEA, ma credo che non faccia molto testo per quanto riguarda questo video. Prima di cominciare, se vi possono interessare questa tipologia di video, vi invito a iscrivermi al mio canale, di mettere un like, di farmi sapere che ci siete. E niente, incominciamo con il video in questione. Come dicevo, dunque, quest'anno ho deciso anch'io di comprarmi un calendario dell'avvento. Io personalmente su YouTube seguo una ragazza che fa proprio una playlist dei calendari dell'avvento. Lei ogni anno fa dei video dove parla di calendari dell'avvento. Mi ha fatti vedere veramente di tutti e di ogni. Appunto, come stavo dicendo, questa ragazza è un'amante del Natale, quindi per lei prendere i calendari dell'avvento è una cosa molto bella perché proprio le ricorda il Natale. Diciamo anche che lei i calendari dell'avvento le vengono appunto inviati dalle aziende, quindi non deve sborsare i soldini per acquistarli. Le persone invece normali che non vengono omaggiate da queste cose devono sborsare i soldini. Quindi, prima di fare un acquisto che comunque è abbastanza importante, mi sono fatta delle riflessioni che vorrei condividere con voi per cercare di farvi capire perché poi sono andata su quello di Charlotte Tilbury. Incominciamo dall'inizio. Nel video di questa ragazza, io ho visto tantissimi calendari dell'avvento, c'era quello di Essence, quello di NYX, quello di Huda Beauty, quello di Benefit, quello di Make Up Revolution, insomma una miriade di calendari dell'avvento, quello di Sephora. Guardando tutti quanti i calendari dell'avvento, la mia scelta era caduta su tre calendari, quello di Huda Beauty, quello di Sephora e mi incuriosiva molto quello di Charlotte Tilbury. Qual è stato il problema? Che su YouTube, video, almeno in italiano, il calendario di Charlotte Tilbury non esiste un video. Assolutamente non esiste un video relativo a quest'anno. Quindi molto probabilmente, visto che l'anno scorso i video c'erano e quest'anno no, vuol dire che quest'anno nessuno ha fatto questo video, quindi mi sono detta lo faccio io, ma non perché lo voglio fare e compro il calendario di Charlotte Tilbury. Volevo proprio arrivare al motivo che mi ha fatto comprare quello di Charlotte Tilbury. Io credo, il mio ragionamento è stato questo, io credo che se io debba andare a spendere una cifra importante
Per un calendario mi deve avere quel qualcosa in più. La mia cerchia di, diciamo, di calendari che mi potevano destare interesse e curiosità, qual è stato il problema materiale? Probabilmente un problema materiale, appunto, c'è. Se io devo andare a spendere una cifra di quel genere, il problema materiale è stato quello che. Allora, quello di Sephora ho provato tantissime volte a cercare di acquistarlo, ma ogni volta che andavo sul sito di Sephora, sold out, non disponibile, esaurito, sold out, e credetemi, veramente settimane dietro a questo calendario che sembra non ritorni più, perché ormai non so da quanto tempo gli sto dietro, ma. E quello di Sephora, se non sbaglio, dovrebbe costare 169 euro. Mi piaceva anche molto quello di Huda Beauty, che costa un pochino di meno rispetto a quello di Sephora. Il problema è che quello di Huda Beauty, quando sono andata a vedere i prodotti che avrei trovato all'interno del calendario, mi sono resa conto che tanti prodotti magari non facevano prettamente per me, perché è vero che all'interno c'è anche una palettina full size di un appunto di una palettina di Huda Beauty. È vero che troviamo anche qualche prodotto di skin care, però facendo una considerazione mi sono detta: ma quella tipologia di palettina quante volte la potrei utilizzare per i colori che sono stati scelti? Nel senso, è vero che io non la devo utilizzare soltanto per me, ma anche per le mie clienti che vado a truccare, però ho subito alla testa, mi è venuto in mente questo discorso, ovvero nessuna mia cliente, nessuna sposa mi avrebbe mai richiesto quei colori, anche perché ricordiamoci, io ho tantissime palettine, quindi se devo acquistare un calendario e investirci una determinata cifra, io voglio un calendario sia che abbia una buonissima qualità, una quantità di prodotti che spaziano dalla skincare alla cosmetica al beauty. Ma soprattutto dei prodotti di qualità che io posso utilizzare su me stessa, ma che posso utilizzare anche per lavoro. L'ultima considerazione che ho fatto è inerente al packaging, nel senso che quello di Sephora e di Huda Beauty sono comunque in cartone, con le classiche caselline, scatoline, eccetera, eccetera. Quello di Huda Beauty è a forma. Sembra quasi una forma di bocca, però pensandoci bene, sia quello di Sephora sia quello di Huda Beauty, una volta che io finisco i prodotti, non è che lo posso lasciare in esposizione perché cosa ci metterei dentro io? Cioè, lo potrei riciclare per un altro utilizzo? No, perché alla fine, diciamo, non ha quella comodità che potrei tenere esposto come faccio magari con tutti i miei profumi o cose varie così facilmente. Quindi ho pensato anche questo, ovvero le cose a cui ho pensato è il prezzo, il rapporto qualità-prezzo, i prodotti all'interno, ma anche il packaging. E quindi la mia scelta, mi sono ricordata che Charlotte Tilbury faceva appunto questo calendario molto molto bello esteticamente. Non perché bello esteticamente chissà per quale motivo. Per bello esteticamente io intendo che è un calendario che io posso riadoperare tutti gli altri 365 giorni con usi diversi perché è un calendario proprio bello da tenere anche in esposizione capiente per metterci dentro tutto quello che io voglio, in poche parole. Quindi sono andata sul sito di Charlotte Tilbury. Ho guardato il calendario, ho visto i prodotti all'interno del calendario, ho visto anche il prezzo, perché ricordiamoci che Charlotte Tilbury costa il calendario per l'esattezza 185 euro. Ho deciso di acquistarlo.
Il mio primo calendario ho incominciato con il bottom, la bellezza di quasi 200 euro per un... Quindi mi sono detta, ma se io volessi comprare il calendario di Charlotte Tilbury, oppure altre persone come me volessero comprare il calendario di Charlotte Tilbury, ma non hanno nessun riscontro, non hanno, non ci sono comunque su YouTube video inerenti al calendario dell'avvento di quest'anno, come faccio a sapere se ne vale la pena o no? Anche perché ricordiamo che già di base i calendari dell'avvento sono molto costosi. Quello di Charlotte Tilbury forse è uno dei più costosi in assoluto, perché si va a rasentare la soglia dei 200 euro. Ho fatto questa ricerca su YouTube, non mi è venuto fuori nessun video, soltanto di una ragazza, credo che sia americana, dove parlava e faceva vedere i prodotti che appunto all'interno ha trovato. Ho incominciato la mia serie dei calendari dell'avvento con il botto, scegliendo quello di Charlotte Tilbury. L'ho ordinato sul sito, mi sembra che fosse tipo un fine settimana. Charlotte Tilbury ha una cosa molto molto bella, che ti dice, ti manda un'email con scritto appunto quando il pacco è stato spedito e ti dice il giorno in cui arriverà. Perciò voi sapete che quel giorno il pacco arriva e siete belle tranquille. Devo dire la verità, io non ho pagato 185 euro per il calendario, perché comunque ho uno sconto per Charlotte Tilbury, in quanto essendo una truccatrice appunto ho lo sconto pro. Comunque, bando alle ciance e vi faccio vedere il calendario. Adesso vi faccio vedere come mi è arrivato, ve lo faccio vedere in tutto il suo splendore, e poi in primo piano metterò lui e insieme apriremo le caselline, per poi magari rivederci per le considerazioni finali. Quindi, questo è il calendario e la scatola con la quale arriva il calendario di Charlotte Tilbury. Eccolo qua. Questo non quello a quale viene spedito, ma è la scatola dove all'interno viene confezionato appunto il calendario, perché sarebbe un pochino difficile spedirlo in questo modo. Poi nel momento dell'acquisto mi hanno fatto scegliere dei prodotti in omaggio. Io ho scelto questo. E arriviamo alle presentazioni ufficiali. Lui è il calendario di Charlotte Tilbury. Eccolo qua. Vedete che ha tutti questi cassettini gioiello, bellissimo. Sopra c'è il logo di Charlotte Tilbury ed è veramente molto grande, come vedete. Ma la cosa secondo me molto bella è che questo può essere messo da esposizione, e con tutti questi cassetti veramente uno all'interno può mettere quello che vuole. E la parte iniziale, che è calamitata, ha uno spazio molto grande dove voi potete riporre tutto quello che volete. Gioielli, prodotti di make up sparsi, campioni che vi danno. Devo dire che è molto 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 bello, guardate come brilla, bellissimo. Io appunto la prima cosa, che una tra le tante cose che ho considerato, è stato proprio questo: una volta finiti i prodotti, che cosa mi rimane, come posso utilizzare la scatola? In questo caso io non ho una scatola, ma ho un mini mobiletto di cartone, di un cartone pesante, ma è sempre cartone, con delle maniglie gioiello che io posso esporre, posso riadoperare, riutilizzare per vari usi. Quindi, detto ciò, io consiglio questo calendario sia per la qualità dei prodotti, sia proprio per il packaging e per l'utilizzo. E mi raccomando, vi lascio con questo video.
Allora ragazze, eccoci qua, vi faccio vedere il calendario dell'avvento di Charlotte Tilbury come vi avevo già preannunciato. Questa parte di video è stata registrata il giorno dopo perché veramente quella sera ero devastata. Vediamo che il calendario è bellissimo, di sentite molto resistente, di fatto appunto curato in ogni minimo dettaglio, soprattutto queste come non so come definirle, queste per aprire i cassettini a forma di stella che vanno un po' a simulare il cristallo, bellissimo. Ci sono in rilievo le stelline argento e oro con qua la scritta Charlotte Tilbury e sopra il logo di Charlotte Tilbury. Come vi facevo vedere ieri, spero che così possiate vedere bene, la parte sopra è calamitata, ovvero si apre, sentite, si chiude e ha uno spazio molto molto ampio. E troviamo anche questa scritta. Allora, la parte alta, appunto aprendola, troviamo appunto che potrebbe, ecco, ricordare anche un cofanetto perché rimane aperta in questo modo. Qui ci potete riporre tutte le vostre cosine. In questo momento ho riposto i campioni che avevo trovato in omaggio appunto nel pacco quando appunto ieri mi è arrivato il calendario. E qua troviamo questa scritta che dice May all your beauty dream come true. Ovvero spero che tutti i tuoi sogni di bellezza si possano realizzare. Questo praticamente è un augurio che Charlotte fa a tutte le sue acquirenti o comunque alle persone che scelgono i suoi prodotti. E devo dire che i sogni di bellezza con Charlotte, soprattutto ecco, con questo bellissimo calendario, sarebbe difficile non poterli realizzare. Comunque, andiamo a scoprire insieme il calendario. Aprendo la prima casellina, possiamo vedere che tutti i prodotti sono interamente confezionati da questa velina viola. E troviamo subito questo prodotto che è il Multi Miracle Glue. Questo prodotto vi ho avvicinato un pochino per farvi vedere meglio. Questo prodotto è famoso perché ha una duplice funzione, ovvero può essere adoperato sia come detergente per pulire il viso, oppure come maschera da tenere in posa 10 minuti, dopodiché si risciacqua e fa la pelle molto molto luminosa. Devo ricordare che i prodotti di Charlotte Tilbury tendono sempre a rendere questa pelle effetto radioso luminoso, proprio come andremo poi a vedere anche in altri prodotti che già io questo calendario l'ho sbirciato, a parte che già sapevo all'interno che cosa, quali prodotti ci fossero. Charlotte tiene molto a proprio ad avere una base viso per un trucco molto radiosa e molto luminosa. Il secondo cassettino invece troviamo, eccolo qua, lo tolgo addirittura per farvi vedere come vengono confezionati anche nei dettagli. Questo è il famoso Magic Serum. Questo lo stesso è un siero, appunto come dice il nome, che oltre a fare una pelle molto liscia e vellutata, va praticamente ad integrare la nostra skin care routine e la nostra preparazione al viso per il make-up. Rimettiamo la carta velina rigorosamente molto chic viola e andiamo praticamente a chiudere.
Il secondo cassettino abbiamo la full size del correttore illuminante di Charlotte. Allora, io di questo correttore, devo dire la verità, non l'ho mai adoperato. Questa è la prima volta anche per me. Poi eventualmente un giorno faremo una full face con tutti i prodotti di Charlotte. E ne ho sentito però parlare molto molto. Si apre così, ha la sua spugnetta, può ricordare molto bene, anche se il paragone mi sembra un po', insomma, non molto azzeccato, però ricorda per via della spugnetta il cancelletta di Maybelline. Appunto per via della spugnetta e questo e da una parte anche per la funzione che ha, ovvero il correttore illuminante un po' l'éclat, il touche éclat di Yves Saint Laurent. Comunque un giorno, vi ripeto, andremo a fare una full face, così potrò anche dirvi cosa ne penso di questi prodotti, anche se fino adesso quelli che ho per quanto riguarda il make-up e anche un'altra crema che troveremo qua dentro, veramente io li amo alla follia. Poi qua abbiamo un'altra cosa inerente alla skincare ed è una maschera che va alla funzione di andare a minimizzare i pori, rendere la pelle luminosa, radiosa e soprattutto effetto lisciante. E questa è una maschera molto molto buona, soprattutto per le persone che hanno la problematica appunto dei pori. Andiamo a riporre. Poi andiamo avanti. Cassetto grande. Abbiamo una travel size del volume. Guardate il packaging, quanto è bello. Con gli occhi del mascara di praticamente che si chiama Legendary Volume 2. Premetto che io non ho nessun tipo di mascara di Charlotte, a parte il campione che mi hanno inviato del nuovo mascara. E sapete anche quanto io abbia dei problemi a trovare un mascara che mi piaccia e che faccia le ciglia effetto come le desidero io. Proveremo anche questo mascara e in questo momento non vado ad aprire i prodotti proprio perché volevo un attimo aspettare e fare insieme a voi una first impression. Poi abbiamo lui è Wonder Glow. Dovete sapere che io, andando sul sito di Charlotte, prima di acquistare il calendario, avevo adocchiato questo primer e lo stavo per acquistare. Fondamentalmente io sto utilizzando spessissimo il primer, il primo primer, quello più famoso, quello per intenderci trasparente, molto siliconato, photo finish. Che adesso, se non erro, hanno cambiato il packaging di Smashbox. È un primer che utilizzo soltanto appunto sulle spose o per occasioni molto importanti. Per tutti i giorni io personalmente non utilizzo primer se non qualcosa di molto leggero e lui invece mi incuriosiva perché appunto ha questo effetto sempre di pelle allo stesso tempo luminosa, radiosa, che sono due caratteristiche molto importanti perché donano alla pelle maggiore giovinezza anche e fanno vedere meno la stanchezza, ma hanno soprattutto questo effetto levigante che i prodotti di Charlotte tutti quanti cercano comunque di andare a toccare questo argomento, soprattutto anche per quanto riguarda la famosissima cipria, che va proprio a mimetizzare i pori.
Qui abbiamo sempre una travel size della matita di Charlotte, che è una matita per gli occhi a lunga tenuta. Qua lo definisce, allora il colore innanzitutto è marrone, un marrone scuro con basi sul rossiccio. Questo colore sta benissimo sia alle persone con gli occhi scuri, ma credo, anzi sono sicura, che sugli occhi chiari, sia qualcosa di veramente, meraviglioso. Avendo la mina molto morbida, si può tranquillamente utilizzare come eyeliner, poi sfumato, effetto eyeliner sfumato molto molto bello, e poi è il classico colore autunnale che in questo periodo va veramente più che bene. Continuiamo e troviamo un'altra cosa per il make-up, che è questo matitone sempre per gli occhi, eccolo qua, ed è un matitone di un colore rosato iridescente, molto molto bello, e rispecchia in maniera molto veritiera il colore appunto che c'è nel packaging. Come vi ho detto, non vado a swatchare niente perché in questo momento lo voglio tenere, diciamo così, come se fosse sotto uno scrigno di vetro. Fino a Natale sta così. Poi abbiamo invece una full size del rossetto. Guardate, ma anche il packaging, cioè proprio dei... sembrano proprio dei gioielli, del famosissimo rossetto Pillow Talk. E questo è un nude, eccolo qua, è un nude come appunto un nude non proprio sul rosato, ma un nude comunque abbastanza scuro, molto bello, molto elegante. Devo dire che Charlotte Tilbury, sia per quanto riguarda il packaging, sia per quanto riguarda la scelta dei colori, del confezionamento, ama molto questi colori, perché ecco, ricordo proprio la velina che ha messo in ogni singolo cassetto. Devo dire che questo calendario, rispetto a tutti gli altri calendari, è molto molto elegante. Qua abbiamo invece sempre make-up, ed è la matita per le labbra, sempre la Pillow Talk. E sempre il colore da abbinare appunto al rossetto. Questa matita io avevo sentito delle recensioni, sia per quanto riguarda la matita sia per quanto riguarda il rossetto, avevo sentito delle recensioni molto molto buone. Penultimo cassetto, e qui io non sono contenta, sono stracontenta, è dunque vediamo se si riesce a vedere, Magic Cream. Questa ragazza, dovete sapere, e qua c'è il simbolino, che è una delle creme, e non scherzo quando dico una delle creme, perché io di creme ne ho provate tantissime, ma questa è in assoluto una delle creme più idratanti, migliori che io abbia mai provato. Lascia la pelle talmente idratata, talmente morbida, setosa, che veramente fa una base trucco non eccellente di più. Pensate che io poi vi avevo anche messo in un altro video, vi avevo fatto vedere che io avevo il sample piccolino, che all'epoca mi era stato omaggiato quando avevo fatto un ordine. Mi era talmente piaciuta tanto questa crema che l'ho comprata in full size, e questa crema non ha un costo limitato, eh? Cioè, questa crema ha un costo molto importante. Pensate che questo è un 15 ml, che è la grandezza standard dei contornocchi che troviamo in commercio. E già questa ha un suo valore molto importante. Poi comunque, per quanto riguarda la qualità e l'effetto che fa questa crema, è veramente wow. Ultimo cassetto, ed è lui, il setting spray di
Charlotte Tilbury, appunto, che ha anche lui una doppia funzione, funzione sia primer sia setting spray. Anche lui io non l'ho mai adoperato, ne ho sentito parlare benissimo. Queste travel size secondo me sono molto buone, anche perché anche se uno non dovesse viaggiare, ma comunque sta fuori tutto il giorno per lavoro, per tante altre motivazioni, secondo me sono perfette perché si mettono in un beauty o dentro la borsa e uno si può ritoccare il make-up ogni volta che se ne sente la necessità. Quindi questi sono tutti i prodotti. Ribadisco che sono molto soddisfatta della mia scelta, che questo calendario non è soltanto bello a livello estetico, ma soprattutto è un calendario che all'interno ha 12 prodotti di qualità e soprattutto 12 prodotti che spaziano dal make-up alla skincare e alla preparazione appunto per il trucco. Quindi è un calendario a 360 gradi, versatile, ma soprattutto guardate la bellezza del packaging. Con questo calendario, una volta che avete finito i vostri prodotti, di certo è un calendario che comunque sapete sicuramente dove andarlo a riporre e cosa metterci dentro anche come un futuro utilizzo. All'interno del calendario abbiamo visto che abbiamo fondamentalmente 12 caselle invece che 24. 12 caselle, 12 scatoline dove noi possiamo trovare prodotti di make-up, ma anche prodotti cosmetici. E ricordiamoci che i prodotti cosmetici di Charlotte Tilbury, sia di make-up, sia della skincare, sia della cosmetica, hanno dei prezzi molto 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 alti. Quindi io questo calendario non soltanto lo consiglio alle persone che lavorano in questo settore, alle persone che vogliono guardare la qualità, ma soprattutto a quelle persone che non vogliono andare a spendere un sacco di soldi, poi prendere l'involucro e buttarlo via. Considerazioni finali: dopo aver visto il calendario, dopo aver visto tutti i prodotti che ci sono all'interno, traiamo insieme, cerchiamo di insieme trarre le nostre conclusioni, in questo caso le mie. Allora, il calendario è molto bello esteticamente, è anche molto molto robusto e i dettagli sono veramente curati alla perfezione, oserei dire. Tutti i prodotti che vengono inseriti all'interno del calendario sono appunto protetti con delle veline. A volte non è così scontato questa cosa, perché comunque all'interno di tanti calendari uno tira via la casellina e i prodotti sono così senza essere protetti, riparati e quant'altro. Quindi questa è una cosa, un valore aggiunto. Per il momento l'organizzazione dei miei video sono 2 volte a settimana. Sicuramente uno alla domenica, magari alla domenica presto, uno durante un altro giorno della settimana che ancora devo capire bene se può essere il martedì, il mercoledì, non lo so. Poi man mano che magari vedo che le cose incominciano ad andare meglio, magari posso registrare anche 3 video a settimana. L'importante è appunto lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e niente, grazie a tutti e mi raccomando, quando dovete fare un acquisto, ponderate tutte le varie tematiche.